Siamo con José Altafini, questa chiacchierata sul calcio di una volta, sul calcio che non c'è più, però le emozioni rimangono, anche quelle del passato. Ma il calcio è sempre calcio, però sono cambiate molte cose, molte regole, molte situazioni. Oggi la parte economica la fa da padrone. La parte economica da padrone, purtroppo nei nostri tempi era molto, molto più poesia, oggi non c'è più poesia, c'è interesse, gran corre, eccetera, però... Il calcio piace sempre, io guardo meno, è come la storia di quello che ha detto, siccome una donna bella non mi guarda, non guardo le brutte, allora io guardo solo le partite belle. José, ascoltami, sul palco hai raccontato tanti aneddoti di quello che è stato e anche di quello che forse ti aspetti, no? Che immagini da un calcio moderno. La domanda che ti faccio io è questa, un po' più tecnica. Hai detto erano diversi anche i campi, si giocava sul fango, si giocava sul ghiaccio, a quel punto la tecnica forse non veniva fuori, ma noi ne avevamo tanta. Io ho rammarico di non aver giocato nei campi di oggi, perché i campi di oggi la palla corre, è una meraviglia. Io ho giocato i campi di terra, penso che una Coppa dei Campioni, un Milan Panathinaikos in Grecia, il campo era tutto di terra dura, il cambio ha passato e bagnato tutto. Noi abbiamo dovuto togliere i tacchetti sotto e mettere della striscia per poter. Infatti la partita è finita 2-2 con 4 gol di testa. Bellissimo. Perché è impossibile giocare. A terra. Ovviamente Pelé è il migliore per te con cui hai giocato, sempre. Ma c'è un giocatore nell'ultimo ventennio che somiglia un po' a lui, sotto tutti gli aspetti, fisici, tecnici e comportamentali. Però non voglio mettere uno davanti agli altri. Io metto che Ronaldo fenomeno brasiliano, Ronaldinho, Messi, lo stesso Maradona, Neymar, sono tutti giocatori che mi hanno entusiasmato, perché ha la poesia del calcio. E italiani? Un nome su tutti. Con Michele Padovano, un altro ospite d'eccezione in questa serata sant'Egidiese, dove si è parlato del calcio di una volta, ma è davvero cambiato così tanto? Beh, è cambiato, sì, perché il nostro calcio, e ancora prima quello di José, era un altro calcio, era più romantico secondo me, ce lo facevano vedere meno e quindi c'era molta più voglia di guardarlo e forse anche di praticarlo. Io sostengo che da oggi i mondiali purtroppo mancati quest'anno hanno lanciato un segnale, forse Michele. Hanno lanciato un segnale che le federazioni devono assolutamente cogliere per riformare il calcio, ma dal basso, dai settori giovanili, perché è lì che secondo me riesce a costruire i calciatori, e se non parti così dal basso è difficile che tu possa ottenere dei grandi campioni come l'Italia è sempre abituati i suoi tifosi ad avere. In tutte le nazionali, voglio dire, passate ci sono sempre stati grandissimi giocatori, purtroppo questo non lo possiamo dire adesso. Da giornalista una domanda che ti devo fare: cosa ti ha lasciato quella brutta esperienza, e soprattutto perché hai vissuto momenti bellissimi sportivamente parlando, ma purtroppo poi è arrivata anche quella brutta vicenda. Quanti amici si sono allontanati e quanti non amici si sono avvicinati? Ma devo dire che dalle esperienze negative secondo me bisogna trarre la cosa positiva che c'è sempre, quindi è vero quello che dici, avevo molte persone intorno che sono sparite di colpo, ma evidentemente non erano amici e non erano persone degne di rispetto, quindi oggi sono molto più sereno, molto tranquillo, perché ho una famiglia di fianco che credo che sia la cosa più importante della mia vita in assoluto, mia moglie e mio figlio, che mi sono sempre stati molto vicini, perché conoscendomi sapevano che da questa vicenda io non sarei uscito pulito. Così è stato, e quindi credo che sia solo più un brutto ricordo, e mi auguro che, voglio dire, da adesso in poi io debba riprendermi quello che mi è stato tolto con tanta violenza, che soltanto noi sappiamo che cosa abbiamo passato. Una domanda che faccio a tutti i livelli, dalle categorie più basse fino ai professionisti: c'è una partita che vorrebbe rigiocare Michele Padovano? Non solo quelle perse, no. Per emozioni anche quelle vinte. No, perché come ti ho appena detto, dagli errori secondo me bisogna imparare, reagire e migliorarsi, quindi anche i gol sbagliati, le partite perse sono servite a migliorarsi in quelle successive, quindi quando giochi a calcio hai quella possibilità di giocare dopo 3 giorni, perché nei grandi club giochi mercoledì domenica, quindi perdere una partita
dopo tre giorni ne hai subito un'altra che ti dà l'opportunità di riscattarti e di cambiare il registro. E allora metto in gioco la memoria però adesso, non quello più importante, ma il gol più bello, a prescindere dalla categoria. Secondo me il più bello in assoluto è stato quello che io ho fatto in Reggiana Padova, un gol che se l'avesse fatto Maradona l'avremmo visto ancora oggi. È un pallonetto da 10 metri fuori dall'area, veramente molto molto bello. Ce lo descrivi in breve? Sì, c'è stato un lancio di Olisee, grande giocatore nigeriano, verso Esposito, che la mise in mezzo. Io di prima intenzione, vedendo il portiere fuori area, al volo lo feci un pallonetto veramente molto molto bello. Grazie Michele per questi aneddoti e soprattutto per la tua presenza. Grazie a voi, a presto. Grazie, ciao, grazie, ciao. In bocca al lupo. Niente, grazie altrettanto.